Ed eccoci qui ragazzi, come sempre bentornati da Vionauta. E questo è un nuovo gioco che si chiama Deep Rock Galactic, che è praticamente ancora in closed alpha, a cui ho avuto accesso chiedendolo agli sviluppatori e mi hanno dato delle chiavi per poter giocare con degli amici. Perché? Perché questo è un gioco che è uno shooter cooperativo dove si gioca praticamente fino a 4 persone. Praticamente si veste i panni dei nani minatori, ogni nano che voi potete prendere nella vostra squadra è di una classe diversa, con degli armamenti diversi e con delle feature diverse. Come vedete adesso sono il gunner e questo gunner ha questa specie di minigun portatile che spara in maniera abbastanza pesante, però esistono anche altre classi, come praticamente c'è l'ingegnere che ha il lanciafuoco o lanciafiamme meglio e può mettere a terra delle torrette che hanno lo sparatomatico, o c'è il driller che praticamente può scavare facilmente all'interno della roccia in maniera veloce invece di usare solo il piccone, e c'è un'altra classe di cui mi sfugge adesso il nome, però che predilige praticamente le armi tipo fucile a pompa e cose del genere. E quindi praticamente da solo io ho provato a giocarci un po' ed il gioco è molto difficile da solo, quindi diciamo è bilanciato sul fatto di dover giocare in cooperativa, anche se devo dire che per ogni missione è possibile selezionare dei livelli di difficoltà che vanno da facile a difficile. Sono 5 livelli diversi e man mano il vostro personaggio giocando guadagnate esperienza, mettete da parte oro e potete quindi migliorare ognuna di queste 4 classi come meglio credete, sbloccando vari miglioramenti sia nelle skill che praticamente negli equipaggiamenti e così via. Al momento però, essendo in Closed Alpha, c'è solo questo tipo di missione dove scendete all'interno di una miniera e dovete raccogliere 200 morchite. Guardate, fate caso che c'è anche il fuoco amico, quindi bisogna stare bene che attenti. Quindi dicevo, dovete scendere e trovare 200 di queste morchite. Come funziona? Andate vicino al muro, la scavate col piccone, chiamate il vostro robottino, non so se ci avete fatto caso, c'è un robottino, eccolo lì, dove potete mettere le materie prime. Nel momento in cui siete arrivate a quello che ha richiesto, praticamente vi richiamano e quindi dovete andare nel vostro pod, che è praticamente un altro che un escavatore che viene dalla superficie nel fondale, entrarci su entro un tempo limite e quindi risalire in superficie per aver finito la missione. Avete visto che col gunner ho anche usato una specie di fune, mi sono praticamente appeso al muro e mi sono arrampicato. Qui non avrò molta fortuna perché insomma non funziona, però sto sperimentando, sono le prime partite. Come avete visto abbiamo anche una sorta di C4 che potete appiccicare al muro e usate per scavare. Diciamo i livelli sono proceduralmente generati e se premete M dopo un po' vi fa vedere la mappa e voi vedete alcune grotte, però poi dovete trovare il punto in cui queste grotte tra loro sono collegate e quindi poi di solito dovete scavare un po' di più nel muro e quindi arrivare in una grotta o stanza diciamo adiacente e così via andare avanti. Ed avere queste classi insieme serve perché in alcune missioni ci siamo trovati dove il dislivello dove dovevamo scendere per raccogliere i minerali era abbastanza pronunciato, e se non avessimo avuto il driller per quindi uno dei nani che può scavare velocemente, o non avessimo avuto poi il gunner che può lanciare, come vi ho detto, ecco vedete quella fune, quindi potevamo salire e scendere velocemente, sarebbe stato probabilmente o impossibile andare in quella parte di stanza e quindi scegliere di fare altro, o comunque saremmo rimasti bloccati in fondo, chi lo sa. Qui sto cominciando un'altra missione, come potete vedere, praticamente una volta cominciata la missione venite portati in basso da questo pod o comunque questo scavatore automatico e cominciate. Vi ripeto, al momento c'è solo questa missione disponibile, almeno di quelle che noi abbiamo visto che sono sbloccate, dove dovete trovare 200 di morchite e i livelli si somigliano, però sono proceduralmente generati. Come potete vedere, questo tipo di nemico nell'altra run non l'abbiamo vista, ma c'erano praticamente solo dei ragni. Spero che in questo momento il tizio mi parla da sotto ha fatto sentire tutto. Comunque, ad ogni modo, come sempre trovare la morchite, io andrei un po' avanti e vi faccio vedere altri tipi di nemici che abbiamo visto. Potete anche notare che abbiamo delle classi diverse, non ho più il gunner, in questo momento ho questa sorta di fucile a pompa perché sono l'ingegnere, cioè quello che può lasciare le torrette per terra.
Come potete vedere, qui ho praticamente la torretta che ho lasciato poco prima, sono tornato indietro sui miei passi, che comincia a sparare da solo perché ha rilevato dei nemici, vedete, c'è una specie di medusone volante e continua a sparare perché poi di fatto dietro a quel muro sta rilevando che ce ne siano altre, quindi vado un po' a spiare che diavolo c'è e c'è praticamente un assembramento di medusone, si chiamano gelli qualcosa, e cominciamo a sparare, qui addirittura gli do giù di razzo. Vedete che l'altro nano si è lamentato perché è una cosa che non vi ho detto, che c'è anche il fuoco amico in questo gioco, quindi dovete stare attenti a dove cavolo sparate perché potete far danni qua come dei coglioni. Stiamo provando a salire, fin quando lui dice mette il C4 io non manco mi accorgo, dice levate di lì prima che mi sfonda, quindi vedete potete scavare in vari modi. Qui tra poco ci sarà l'attacco più pesante che abbiamo avuto praticamente in queste due partite di prova che abbiamo fatto. Vedete, ci sono ragni in ogni dove, di tutte le dimensioni, alcuni anche giganteschi come questo Glyphid Praetorian, altri invece che mi stanno sparando ragnatele addosso, non si vede nulla. Vedete, ho 11 di energia, quindi tra un po' potrò essere seccato. Non è molto semplice, comincio a sparare a caso, insomma. Poi vi posso dire che il gioco, essendo molto veloce, non riuscite a ragionare poi in maniera così, diciamo, lucida, ma cominciate a sparare come dei dannati. Guardate che cacchio d'animalone c'è sta là. E la cosa bella è che i proiettili non sono infiniti, quindi a un certo punto li finite e cominciate anche a dannarvi perché volete scappare, vorreste ammazzarli, ma non ci riuscite. E ci siamo trovati in una situazione più avanti dove dovevamo prendere a picconate praticamente i nemici. Questo è lo stanzone dove vi dicevo che siamo scesi. Guardate lì che enorme serpente la sta a terra. Uno dei nostri è a terra, non riesco a recuperare. Ho finito tutti i proiettili, non so più che fargli. E praticamente dobbiamo cercare di scappare, che ci abbiamo provato in tutti i modi a buttarlo giù, ma abbiamo semplicemente finito i proiettili, quindi a sto punto ho qualcosa per sparare, ma mi sa che tra un po' finirò anche lo shot, come vedete, zero, finito, manco me ne accorgo, lì per lì continuo a sparare come un dannato. E ricordate che c'è ancora quel serpentone lì che ci ha sputato addosso, lì è rimasto di nuovo a terra come un baccalà, l'altro praticamente sta lì che sta cercando di fare qualcosa. E le fasi poi si fanno concitare, adesso così a freddo commentare sopra quello che ho registrato è abbastanza semplice, ma la prima volta che ci giocate siete lì in chat con i vostri amici che provano a dire fai questo, fai quello, aiutami, salvami, sto per terra. Vi posso garantire che il gioco è divertente, gira bene, non si è mai impuntato, non ci sono, vabbè, direte voi cosa grafica, sì, vabbè, è uno stile grafico abbastanza, diciamo, alla No Man's Sky, diciamo, con poligoni molto semplici, però ci siamo divertiti e vedete qua abbiamo usato bene le classi insieme perché il gunner, avete visto, ha messo il cavo d'acciaio e potersi muovere facilmente tra un livello e un altro. Qui sto semplicemente cercando, di prendere da vicino quel coso per farvelo vedere a voi nel video e vedere qua come ci siamo ridotti coi picconi. Insomma, un giochino veramente particolare e vi dicevo, nel momento in cui avete preso 200 di morchite, morkite, che forse ci riusciremo tra poco, vi chiama il pod e ve ne dovete scappare. Decidiamo quindi che ormai è arrivata l'ora di fuggire, come vedete stiamo salendo, lì ci fa vedere che l'extraction è a qualche metro da quella parte, guardate quanti nemici ci stanno ricorrendo, non abbiamo più armi, almeno io sto senza colpi. Segue il robottino perché poi alla fine il robottino sta andando verso l'estrazione e quindi in qualche modo ci guida. E qui fortunatamente ho le torrette che finalmente si sono attivate, quelle che abbiamo lasciate per strada. Ed è veramente un giochino a cui io vi consiglio di mettervelo nella wishlist di ProGalactic. Lo trovate su Steam. Ancora non c'è una data di uscita definita. C'è scritto 2018 così, ma potrebbe essere prima, potrebbe essere dopo. E non c'è ancora un prezzo, diciamo, pubblico. Qui rimane un attimo incagliato. Una cosa che abbiamo notato in tutte e due le partite è che il pod che scava sotto ci ha sempre in qualche modo ammesso la porta, insomma il portale da cui puoi entrare, il portone, non so come si chiama, la rampa, in un posto un po' scomodo per arrivarci, quindi abbiamo dovuto scavare per poterci entrare dentro. Però vedete, una volta entrati tutti e tre sul pod, questo comincia il contrarovescio, si chiudono le porte e vi riporta in superficie. Con questo è tutto, noi ci vediamo nei prossimi episodi.